Il 25 aprile è stata la festa della discordia. I nostri nonni ci prenderebbero a sberle, meritate, se sapessero come abbiamo portato allo sbando la festa della liberazione, con tutto quello che hanno fatto per noi, per non farci conoscere gli orrori della vita, della guerra, e noi, beh, noi qui, a litigarci su ogni futilità, a sventolare bandiere non nostre, a giocare il gioco degli altri. Forse si appresta la guerra proprio perché siamo scaduti, scaduti come era scaduto Lucifero dal paradiso, indegni di quella pace che ci siamo trovati in mano insieme al biberone e ai cellulari. Forse nonostante la ragione e l'istruzione, siamo aristotelicamente attratti dal nostro luogo naturale, che è ai contorni della giungla e della savana, di lotta e violenza, dove gli istinti di pancia non si sono mai sopiti e sono sempre latenti, seppur ben nascosti, dal politicamente corretto e da un perbenismo becero, senza occhi né orecchie. Forse quando c'è la luce si cerca il buio. Quando non si ha fame si creano, si inventano dei problemi. Intorno respiro rabbia, aggressività, misti alla volontà di imporsi, di autocelebrarsi, di dover sovrastare gli altri, imponendosi e mettendosi su un piedistallo. E io che odiavo Giovanni Verga e Rosso Malpelo, non l'autore nello specifico, ma non accettavo che per sopravvivere ci si dovesse calpestare l'uno con l'altro. Pure oggi mi tocca ammettere che questa è la realtà che mi circonda. Ci appelliamo a futilità pur di rovinarci il presente, ed è forse per questo che stiamo inseguendo così alacremente una guerra non nostra. Una guerra di chi gioca a risico con le armi e la pelle degli altri. Se la pandemia l'hanno chiamata guerra, la guerra come la chiameranno? Io non la voglio la guerra. Davvero abbiamo bisogno di una guerra per rimettere in bolla una scala di valori che è saltata, che si è rovesciata? Una morale in cui fai le peggiori cose con i vestiti della festa e raccontando che lo fai per il prossimo. Il perbenismo sta diventando il nostro cavallo di Troia, perché invece di fare dei movimenti assennati e proporzionati alle nostre forze, per il solo e cieco interesse personale si coltiva solo il proprio giardino, trascurando, ignorando e anzi favorendo la desertificazione di tutto ciò che ci sta intorno. Prima o poi, quel deserto ti singhiotta anche a te. Non possiamo continuare a seguire chi strilla di più. Una verità che non sta nei libri di storia, perché basterebbe aprirli, quei libri, per rendersi conto che beviamo le bugie e il veleno che ci vogliono far bere. Oppure la guerra è la peste di oggi. In passato, quando si era in troppi, arrivava una pestilenza, una carestia, una malattia che rimetteva in ordine i numeri. Forse questa è la funzione della guerra oggi. Una presunta intelligenza ancestrale che sta sottesa alla nostra, che sente un numero esponenziale del genere umano, un ostacolo alla vita, è come se avessimo il seme dell'autodistruzione per autoregolarci. Io non lo so più.